Benvenuti all'unboxing della Master Chief Collection. Siccome è una semplice confezione, non è una versione limitata, sebbene includa tutti i giochi della serie Halo, dopo questo video, cioè in questo video, come bonus, ci sarà un piccolo, diciamo, riassunto delle versioni leggendarie presenti della serie. Quindi questa è la custodia. Il disco qui per Halo Nightfall, Sunset Overdrive, solo 2 giorni di prova per Xbox Live e niente. E questo è, diciamo, un veloce unboxing della Master Chief Collection. Benvenuti al bonus dell'unboxing della Master Chief Collection di Halo. E questo elmetto di Master Chief era incluso nella versione leggendaria di Halo 3. E in questa occasione ho voluto rispolverarlo un pochino e mostrarvelo. L'elmetto purtroppo non è indossabile. Purtroppo, però funziona come custodia per i giochi di Halo. Qui dentro ci tengo diciamo, le prime edizioni, quindi il primo Halo, la versione limitata di Halo 2. E poi il disco di gioco di Halo 3 leggendario. Ed eccolo qua, il mitico elmo del grande capo. Col suo stand. Molto bello e di scena. E questo era incluso nella versione leggendaria di Halo 3 e adesso si ripone. Ecco un'altra versione leggendaria della serie Halo. Questa è la statuetta presente nella versione leggendaria di Halo Reach con tutto il team Noble eccetto Noble 6 e anche questo, i modelli veramente ben realizzati. Sopra sotto e con tutto il team Noble. Bonus, questa è la scatola della versione leggendaria che forse beh, dopo faccio una ripresa a mano perché è un po' grossa e non rientra nell'inquadratura attuale. Comunque sì, è bella grossa, questa è la mia mano. Vabbè, mentre questa, che anche questa non entra nell'inquadratura, e questa è la scatola di Halo 3. Cosa molto ganza, dentro c'è un mega poster di Master Chief e di Cortana. Ora, nella prossima inquadratura, ve lo faccio vedere. E questo è il poster della versione leggendaria di Halo 3, col capo e gli occhi di Cortana dietro. Qui una view del packaging, dell'immagine di fronte, e qui il top. Qui abbiamo un'inquadratura dell'intera scatola della versione leggendaria di Halo Reach. Nella versione leggendaria di Reach, dentro la scatola è contenuta un'altra scatola. E in questa scatola
il diario della dottoressa Halsey, che spiega un po' la creazione degli Spartan e tutto il processo legato ad essi. Molto interessante, è una grande aggiunta per chi è fan della storia di Halo. All'interno schede di alcuni Spartan con le loro tracce genetiche. Molto molto ben fatta, a mio parere, questa versione leggendaria. E questa è la versione speciale di Halo 4, in cui sono reinventati il carattere di Master Chief. Un cofanettino UNSC con dentro qualche file in forma carina con informazioni sulle navi dell'UNSC, come la Forer Out Dawn e la classificazione delle armi. Aspettate, cose di questo genere per la limited edition di Halo 4. Busta classified, che non ho mai neanche usato. Busta classificata con dentro classica mega posterone di uno Spartan della mia ordine, e poi bam, la confezione limitata di Halo Reach, di Halo 4, scusate, con i dischi 1 e 2. E con questo si conclude l'unboxing della Master Chief Collection e dei bonus e delle altre versioni, diciamo, speciali della serie Halo. Spero che vi sia piaciuto il video, fatemi sapere nei commenti e ci vediamo presto col gameplay. Alla prossima.